Salve a tutti ragazzi, io sono Bran Wiki e come al solito abbiamo una puntata di Hardcore with Brown. Allora, oggi voglio incominciare incantando un arco. Perché un arco e non una spada, per esempio? Perché ho deciso che mi concentrerò molto con l'arco. No, è impossibile, oh! Che merda! Solo fiamma 1. Perché stavo dicendo, voglio andare nel Nether a cercare di farmare un attimino delle teste di scheletro Wither. Qui, come vedete, manca solo un piano. Quindi lo farò fra un po', quando c'ho voglia. Ora non c'ho voglia. E quindi volevo andare nel Nether. Ah, mi serviva anche una spada di ferro. Cioè la prendo di ferro perché qui se ne sprecano in pratica. Il tunnel anche deve... Oh, sono cambiate le luci. Anche il tunnel deve essere finito. Questi cosi andranno levati. Quindi ho parecchie cose da fare. Intanto vi faccio vedere come sono comuni nello snapshot gli scheletri Wither ora. Perché prima erano praticamente introvabili con lo snapshot precedente. E devo prendere anche le frecce. Quindi vi faccio... Lasciamo perdere, diciamo, tutta la parte in cui mi laggerà di brutto. Perché praticamente quando si entra nel Nether mi lagga di brutto. E passeremo magicamente subito alla fortezza. Si aggira nell'ombra l'amichetto. Ma ora farà una brutta fine. Purtroppo quest'arco è praticamente... Non questo, quell'altro. Quello che sta per finire c'ha pure un po' di potenza. Praticamente inutile nel Nether. Perché in pratica tutti i mostri del Nether sono immuni alle fiamme. Come vedete sono abbastanza comuni. E c'è un trucchetto per farseli spawnare un sacco che ora vi farò vedere. Dai, volevo morire. Praticamente, se uno si allontana e poi rientra e rifà caricare le cose, appaiono un sacco di blaze. Quindi praticamente gli spawner sono inutili e anche degli scheletri. Prima i blaze potevano spawnare, ma erano molto rari, cioè potevano spawnare naturalmente, ma erano molto rari. Mentre ora sono diventati piuttosto comuni, quindi non so quanto... quanto possa convenire, che ne so, fare una farm. Allora, lo scheletro sta lì sopra. Ma ora penso che sia tipo scomparso. Quella che è... Oh! C'è un'intera famiglia di scheletri Wither. Quanti colpi ci vogliono di... 3 colpi. Ah, buono. Lo sta attento a non prendere ovviamente lo zombie pigman. E poi soprattutto fanno liberare molto velocemente perché come tutti i mostri del Nether ovviamente danno il doppio dell'esperienza. Tranne i pig zombie. Comunque, se per esempio gli scheletri normali, i soliti zombie, danno 5 di esperienza, gli blaze ne danno 10. L'ho sentito, eccolo, infatti. No, non casca però. Eccola. Ottimo. Eccola qua. C'è anche qualcun altro che vuole fare una brutta fine. Ok, ottimo. Quindi nerdeggio un po' qui nel Nether e poi torniamo a fare qualcosa di più concreto. Ok, ho finito la slime farm, perlomeno le parti iniziali. Qui c'è la scala che mi porta fino sopra.
Ok, non voglio andare però. E come vedete funziona abbastanza bene, infatti ci sono i mostriciattoli lì sotto che se ne stanno andando. Per quanto riguarda il Nether, sono stato tipo un'ora lì a camperare, a fare avanti e indietro per far apparire i nuovi scheletri, consumando tutti gli archi possibili e immaginabili e anche tutte le frecce. Però evidentemente devi avere una fortuna allucinante, ovviamente fortuna è un eufemismo. Quindi l'unica testa che ho trovato è stata quella che ho preso in diretta. Comunque una cosa che mi... Ah, ma sotto sono cave. Ah, e... Teoricamente me la potrei pure mettere. Ah, inoltre ho rotto pure l'armatura. Vediamo un attimo. Ok. Stavo dicendo. Sì, quindi vorrei intanto sapere nei commenti se desiderate che io sconfigga prima l'Ender Dragon oppure il Wither. Così mi regolo. Visto che per trovare queste teste ci vuole un secolo. Quello che vorrei fare oggi è iniziare ad allestire questa stanza qui. Ora lasciamo perdere, qui c'è questo quadro osceno che l'ho messo tanto così. Qui quello che vorrei mettere, prima avevo intenzione tipo di mettere una farm di coltivazioni tipo grano, eccetera. Però mi è venuto in mente, siccome ho tantissimo bone meal, cioè ossa, derivate dalla mob farm, ho trovato anche una crema di magma e inoltre queste sono le verghe di blaze che ho ora. E solamente 5 ender pearls. Siccome ho abbastanza bone meal, quello che si potrebbe fare... Guardiamo qui un attimo. Ok, questa qui è una macchina che già avevo fatto vedere e praticamente vi faccio vedere come funziona. In un dispenser c'è la farina d'ossa, in un altro ci sono patate, carote o semi normali. Prendiamo un seme normale. Ah, devo prima distruggere questo che sta già qui. Che è successo però? Ah, ma sei il solito bug di merda che non mi ha salvato. Aspettate un attimo. Oh, che palle. E comunque ho visto che questo bug me lo fa praticamente solo a me perché ho un computer schifoso. Allora, creativo, vai. Vediamo un attimo. No, dovrebbe... Che cosa... Qui manca un pezzo. Guardate, c'è anche il pistone solamente... Oddio. C'è qualcosa che non va. Perché qui mi manca addirittura un... Cioè, mi ha salvato solamente questo chunk e quest'altro no. Boh, guarda. Lasciamo perdere. Va bene, facciamo che mi preparo i materiali e lo costruisco in diretta, in modo che possiate capire bene. Probabilmente ho bisogno di un po' di redstone e non so se farne uno per ogni coltivazione oppure farne uno misto. Probabilmente ne farò uno misto qui proprio sotto, perché tanto va bene così, cioè non ho bisogno di grandissimi quantitativi di grano o carote. Le carote mi sembra che servono semplicemente per fare quella pozione di visione notturna, mentre le patate non servono un cavolo. Tra la lista dei cibi inutili, visto che ce ne sono pochi in Minecraft. Comunque, ah, fra un attimo.
Ops. Allora, la prima cosa che devo fare qui. Ops, mi sono accorto che c'avevo il microfono tirato su, quindi probabilmente tutto quello che ho detto fino adesso se ne è sentito poco e niente. Scusate, ma quello che volevo fare ora è praticamente abbozzare una porta per la stanza. Quella piccola stanza in cui si troverà il, chiamiamolo, bread maker, fabbricatore di pane. Così di solito, cioè se cercate su YouTube trovate questo tipo di sistemi sotto il nome di bread maker, anche se ci andrò a fare carote e via discorrendo. Allora, ho messo un pistone. Ops, ho sbagliato, un pistone qui. E che cavolo, però sto piccone è impossibile da gestire. No. Quindi bisogna attivarlo con questa leva. Si potrebbe, per esempio, mettere una torcia qui. Ok. Sto attento a non rompere il vaffancina, però il pistone. Ok, va qui. Quindi mettiamo un blocco. Usiamo questa che è arenaria normale. Usiamo l'arenaria per il momento. Dai, cacciati. Penso che anche no, questa è cesellata. Vediamo. Oh, che cavolo! Mannaggia. Allora, non facciamoci prendere dal panico. Mettiamo il blocco qui. Ok, questo è il primo pistone che controllerà la porta. Ok, qui ci mettiamo questo. Ok, qui sotto c'è un altro, quindi bisognerà attivare anche questo. Sta qui sotto. Mettiamo un blocco qui e poi bisogna farlo scendere, però la torcia resta lì. Vediamo. Redstone qui, poi gli faccio fare il giro lungo. Se prendo la redstone, ovviamente. Ovviamente così non funziona. A sto punto facciamo scendere da qui. Così dovrebbe funzionare. Naturalmente qui ci andrò a mettere dei blocchi. Perfetto. Quindi ora vado a dormire perché sennò mi arrivano i peggio mostri e poi continuiamo. Allora ho fatto dei piccoli cambiamenti, ho messo la leva dentro perché mi sono ricordato che praticamente cioè è meglio così, in modo che quando uno entra qui dentro si faccia buio. Il buio infatti serve per far funzionare il meccanismo, se no non può funzionare. Allora qui ho messo i dispenser, in uno ci andranno i semi, in quell'altro il bone meal, però momentaneamente non ho niente di tutto ciò. Questo sarà il blocco che
che useremo per coltivarci le cose. Che sto usando? Allora, arenaria. Che cacchio? Problemi tecnici. Allora, ho messo l'acqua. Ora dobbiamo mettere un pistone appiccicoso qui. Ok. Dopodiché zappare la terra e buttare via il zappo. Ora cerchiamo di fare le cose con calma. Qui ci va una torcia. Qui gli dobbiamo mettere un blocco. Quanto ci va della redstone? Qui ci mettiamo un'altra torcia. E quello che sto costruendo ora è un bud flop, cioè un bud switch con flip flop integrato, che ho già usato per miliardi di circuiti. Dopodiché vediamo un po', qui ci va il ripetitore con ritardo di 1 e qui sopra ci va la cosa, la redstone. Quindi ora dovrebbe funzionare e in effetti funziona. Ok, ora bisogna collegare qui questa redstone qui con questo dispenser qui direttamente. Quindi dietro al dispenser mettiamo un blocco in modo che si possa attivare e la uniamo. Poi stessa cosa dall'altra parte, solo che devo invertire. No, un attimo, sto sbagliando, infatti la redstone va collegata direttamente qui. Ok, no, così si crea il loop. Vabbè, non fa niente. Mettiamo qui un blocco, saltiamo, inverto il segnale e poi lo mandiamo direttamente qui. Non so perché sto parlando a plurale, forse per delirio di onnipotenza, non so. Comunque andiamo qui, ecco, e il primo passo dovrebbe essere fatto. Abbiamo detto che qui funziona. Ok, si inverte tutto. Ora dobbiamo mettere la redstone lamps qui, che se non vado errato deve essere collegata direttamente. Praticamente quando la redstone lamps si spegnerà, il grano o qualunque cosa sia popperà fuori. Il popperà significa che uscirà fuori, però non mi vengono in mente altre parole per dirlo. Vabbè, poi dopo qui vedremo di aggiustare. Ora bisogna provarlo, quindi vado a prendere un po' di semi e vediamo se funziona. Ovviamente devo chiudere tutto in modo che non passi neanche un filo di luce. Tipo così. Forse, anche se mi sembra che la luce passi uguale, ma probabilmente perché questo blocco è trasparente, quindi devo mettere tutti i blocchi intorno in modo che qui si faccia buio completo. Quindi lo faccio e poi torno. Bene, al momento della verità proviamo a mettere un seme ed è poppato.
perché era invertita la macchina. Quindi ora ho due semi, uno ne devo mettere nel distributore e mi devo iniziare con un solo seme. Praticamente succede, io metto il seme e mi viene dato un bone meal, uso il bone meal, poppa via il grano e mi viene dato un altro seme via discorrendo. Comunque meglio che faccio vedere. Questo è quello che succede, e praticamente vengono prodotti tantissimo grano. Quando ho finito basta andare a prendere qui le cose. Comunque mi sono accorto che ho sbagliato un po' l'altezza, perché è evidente, cioè che questo blocco doveva stare in alto di uno, per essere più pratico, penso. Ah, e vedete, siccome avevo più di un seme nell'inventario, la cosa non ha funzionato. Ora, invece la fava, perché avevo pure la farina d'osso nell'inventario e quindi non ci deve stare. Un'altra cosa che vorrei tipo mettere è un controllo per un pistone qui. Solo che se metto qualche torcia qua, infatti mi dà il bone meal, quindi boh, direi di lasciarlo così. Tanto mi sembra che funzioni abbastanza bene. Quando si è finito, si riesce. Ovviamente conviene lasciare la luce accesa. Ora proviamo a mettere. Proviamo a mettere anche le carote e le patate. C'ho una carota e una patata, quindi le devo prima moltiplicare un attimino. Praticamente il numero delle piante di grano è uguale al numero delle farine d'orza perse, ma ovviamente io non ho problemi perché ho un sacco di ossa. Bene, mi sono moltiplicato un po' le carote, 17. Ora moltiplichiamoci le patate. Praticamente basta piantare l'ortaggio. E poi, ok, così, e come vedete funziona ugualmente la cosa, solo che devo switchare io tra il bone meal e le patate. Ma direi che basta. Ora inseriamo tutto qui dentro, semi random, lasciamoci una carota per iniziare, mettiamo il bone meal a posto e via. Praticamente io posso anche mettere un pezzo di scotch sul tasto destro del mouse, così in sto modo fa automaticamente fino ad esaurimento scorte, come potete vedere. Quindi da Brown Wiki è tutto, ci vediamo al prossimo video.